Durante il nostro percorso su YouTube ci siamo accorti che non ci siamo mai voltati indietro a guardare i nostri vecchi video. O per la precisione, li abbiamo semplicemente guardati e controllati durante il montaggio e poco prima della pubblicazione per vedere se era tutto al posto. E quindi ci siamo chiesti, le persone, una volta pubblicati i nostri video sul canale, che cosa vanno a vedere? Quali sono state le loro impressioni? E soprattutto, gli sono piaciuti? Quindi cosa andremo a fare oggi? Andremo a registrare la nostra reaction dei nostri vecchi video. Per questo nuovo contenuto abbiamo scelto alcuni video, diversi video, che andremo a guardare a spezzoni. Non perdiamoci in chiacchiere e buona visione! Ok ragazzi, ci siamo sistemati, siamo qui davanti al computer. Sinceramente sono un po' ansioso di... È un'emozione anche per noi, perché non è che andiamo a vedere tutti i giorni i nostri vecchi video. Quindi cosa aspettarci? Sì, le sappiamo le clip che abbiamo registrato, che abbiamo fatto, però ovviamente non è che possiamo ricordarci tutto. Esatto, qualcosa potrà saltare che non ce la ricordiamo e magari sorprenderci di quello che abbiamo fatto. E abbiamo già registrato circa 60 e passa video, quindi comunque non è che possiamo ricordarci tutto. Andiamo quindi direttamente su YouTube, clicchiamo sul motore di ricerca e scriviamo Frama Queens. Oh oh! Eccoci qua, raga. Io direi di incominciare proprio da uno. Dal primo nostro video. Here we are, Frama Twins. Siamo arrivati in circa in un anno a 1276 visualizzazioni. Like neanche ci ricordiamo. E lo andiamo a prendere subito. Wow, ragazzi. Il nostro primo video su YouTube. Ricordo. Questa è stata la prima scena... Un pochettino giusto studiata per... Certo, è normale. Per fare la scenetta iniziale. Io che cerco il cellulare per spegnere la sveglia. Sai che non ci pensavo come era iniziato? È vero. Tutto è iniziato così, raga, che emozione. Con una sveglia. Cioè, ce l'avevamo qualcosa con tipo le riprese? Praticamente. Se tipo prendi la mela e poi quando alza già cambia scenario. Sì, la nostra idea era appunto quella di far vedere una persona che andava a mangiare qualcosa, di salutare. Infatti già cominciavamo a mettere qualcosa di cibo. E mentre l'altro gemello, l'altra persona, che sembrava fosse la stessa persona, andava a mangiare appunto le fette biscottate con la Nutella. Anche se già il nome diceva tutto, perché Frama Twins te lo aspetti. Quasi l'intero video. Ehi, ciao ragazzi. Scena scura. Sì, lo so, state aspettando un po', ma ancora non siamo pronti per registrare, quindi ci vediamo più tardi. A dopo. Andate. Ciao. Senti che io ho già attaccato il video, qua ci stanno guardando tutti. Però siamo rimasti gli stessi scemi di sempre, eh? Io una cosa che devo dire però è che da quando abbiamo attaccato la telecamera per fare questo primissimo video noi avevamo qui tante speranze già, tante... E ci siamo subito detti se vogliamo fare YouTube lo dobbiamo fare bene. Ecco. Un applauso. Arrivato a te, raga. Ci presentiamo, io sono Francesco e io sono Matteo e se non si fosse capito siamo due fratelli gemelli. Mamma mia. Se non si fosse capito, tu dici? Vabbè sì. E quindi ragazzi, noi ci vediamo ad un prossimo video. Buon. Ah, ovviamente qui sopra metteremo praticamente tutti i nostri video che stiamo recensendo oggi, così da poterli recuperare se poi non l'aveste visto. Altro video, questa volta lo scelgo io, vediamo un pochettino che cosa trovo. Ai mai, ok, questo qui ricordo che abbiamo fatto questo video con... Era venuto bello. Avevamo tante idee su questo video. Senti, lo mettiamo e lo guardiamo direttamente. Ricordo solo che l'abbiamo fatto a casa di un nostro carissimo amico, di un nostro fratello. E lo guardiamo subito. Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi ci siamo organizzati con un amico che ci farà delle domande a cui noi dovremmo rispondere o sì o no. Abbiamo creato
Questo video si chiama Rispondiamo ad alcune domande. Dovremmo rispondere tra asterischi divertente. Ovviamente non sappiamo quali domande, speriamo non sia molto crudele, ormai. Cominciamo subito. Poi guarda che capelloni che avevamo. È vero, avevamo dei capelli davvero lunghissimi. Se abbiamo sonno ci ritiriamo a casa, quindi. Quindi no. Avete fatto mai di rumore? Ma secondo te? Questa scena la ricordo. Bellissima. Noi. Ma con questa faccia. Ma possiamo fare mai la pipì fuori? Certo! È un bel sì. Ovviamente. Cioè, diteci voi chi è che non ha fatto mai la pipì fuori? Magari le donne no, giusto? Anche. Allora vi dico questa. Quando scappava a me, scappava a lui, visto che siamo gemelli, siamo sempre così. Quindi noi che facevamo? Eravamo fuori, guardavamo la situazione e dicevamo ok, non c'è nessuno, ci mettiamo a distanza di sicurezza e poi facciamo mira e spara, fratello. Mira e spara. Lock and load. Baby. Spoiler, sì o no? No, assolutamente non. No. Se vi dicessi cosa succede nella sesta puntata della parte dei giganti. No. No. A noi gli spoiler proprio non li odiamo. Ed è stato proprio quel giorno che abbiamo cominciato le reaction di Attack on Titan. Cucinate? Sì. Mi piace. Cioè, oltre a mangiare, quella è la cosa che mi piace più di tutte. Però no, ci piace anche preparare. Infatti qui sul canale vedrete qualche video video di preparazione. Sushi, sì o no? Sì. Cavolo. Rom sardina falla pezzi e col riso fammi un sushi per la mia pancina. Sono buonissimi, sono perché tu non ne mangiavo. Certo, ma fino a 2 settimane fa stavo mangiando sushi. Sì, ci andremo a mangiare insieme. Per il cibo voi spendete, vale la pena. Sì. E mi pare che si vede dal canale perché ragazzi non ci regalano nulla praticamente, è sempre pagato il cibo sul nostro canale. Bella della vita il cibo, perché privarsene? Mangiate! Beh, qualcosa magari ho mangiato. Ma aspetta che non la mangiamo! Qualcosa sei proprio uno scemo, non te l'ha detto nessuno che non si parla con la bocca piena. E quindi ragazzi, ci vediamo in un prossimo video e l'ultima domanda la facciamo proprio voi. Ci volete bene? Me lo ricordo! Quindi iscrivetevi al canale. No, lo devo scegliere per forza. È un video bello e che secondo me è andato bene, che l'abbiamo montato anche bene e tutto il resto. E che riguardano i gemelli? Sì. E stiamo parlando di vita da gemelli. Sapevate che nel mondo esistono ben 7 sosia per ognuno di noi? Beh, io credo di averne soltanto 6 perché io ho... Perché appunto io ho un fratello gemello! Vita da gemelli. Aspetta, ma così non va bene? Non si è bella questa scena. Queste cose che facevamo tipo con lo schiocco delle dita e ci cambiamo. Come stavo dicendo, ci sono molte aspetti che riguardano noi gemelli. Ad esempio, possiamo scambiarci. Scena epica con un nostro amico. Ehi, ma perché mi hai buttato la cotta? No, era mio fratello gemello! Era mio fratello sì, gemello! Sì, ci sto credendo! Fratello del gemello, per la scusa del capo. Ma questa scena si chiama. Wow! Come la mettiamo? Ehi ragazzi, chi vince? Io! Gli sto dando una bella lezione. Ah sì? Sì, ma quello scherzo perché non l'hai detto? Dai Francesco, fammi te. Quale riprese? Io ho amato le riprese di questo spezzone di video. Con la Nina e dici di essere nostro amico? Ci siamo ispirati qui a Harry Potter, ai gemelli Weasley. Sì. Scacco matto. Cavallo in H3. Questo è Ron. E comunque, te l'abbiamo fatta, io sono Francesco. Invece un altro aspetto che riguarda noi gemelli, molto bello, è proprio questo qua. Questo è anche bello. Ma
il bullo. Ha capito con chi stava parlando. Bella questa scena, questa è pazzesca. Questa è stata pazzesca. E inoltre vi ricordiamo che siamo anche su altri social network come TikTok e Instagram. Quindi ve li lasciamo appunto. Iscrivetevi anche lì. E quindi ragazzi, noi ci vediamo ad un prossimo video. Questo bello bello bello. Ovviamente in questo video non vi stiamo facendo vedere tutti i tipi di video come il Catania Food Porn, il pistacchio, la città del pistacchio, tutti i video che abbiamo fatto più importanti, perché sono video dove già eravamo più avviati. Noi vi stiamo facendo vedere appunto le nostre prime esperienze e come eravamo prima, no? Il nostro percorso, come siamo cresciuti durante questo anno e mezzo. Infatti si vede dai questi vecchi video che siamo più imbacciati, più piccoli, più che non sappiamo bene come approcciarci alla fotocamera. E poi man mano invece la cosa cambia. Ad esempio ricordo che un video carino, interessante è stato anche mangiamo per 24 ore solo patatine. Buongiorno. Ciao ragazzi. Oggi è il 3 ottobre e stiamo andando a registrare una nuova 24 ore solo. Oggi registriamo la 24 ore solo patate. Andiamo con il prossimo. Però forse un giorno è stato pesante. Sì, ricordo che è stato pesantissimo ragazzi. Solo patate e patatine. Però l'abbiamo fatto per voi. Noi ogni video che portiamo lo facciamo di cuore, perché sappiamo che a qualcuno può piacere, a qualcuno può intrattenere e siamo contenti di questo. Poi noi che proviamo a cantare Dragon Ball Super in giapponese, ovviamente non ci capivamo niente. Ligabue. Un soffio, un velo. Scrivo una canzone, sì, quella è per sempre. Per certe persone sarà un salvagente. Stanza 26. Vi facciamo vedere, come sempre, per essere giusti, che oggi è 3 ottobre, sono le 14:36. Certo, perché dovevamo mettere sempre che era lo stesso giorno e l'orario più o meno. Proprio perché era una 24 ore solo. I nostri video non li abbiamo mai fatti fake, cioè soprattutto questi tipi di video dove noi registriamo le 24 ore solo. Abbiamo cercato di essere sempre corretti, sempre sul pezzo, no? Ci vediamo ad un prossimo video. Ciao ragazzi! Ok, la volete sapere una cosa? In questo video della 24 ore di sole patatine, abbiamo fatto nel pomeriggio abbiamo fatto una cosa proprio che non ci sta né in cielo né in terra. Abbiamo registrato un altro video, ovvero il taste test delle Pringles, dove ovviamente mangiavamo solo patatine. Quindi per questa cosa qua proprio ci siamo letteralmente ammazzati per fare due video in un giorno solo. Quel giorno abbiamo mangiato non so quante patatine e patate, assurdo veramente. Ci siamo ingozzati solo di quello. Ma parliamo di altro. Voi ricordate tutti i video che abbiamo registrato sul nostro canale per quanto riguarda il Giant Food? Cioè noi nel nostro canale abbiamo portato sempre challenge, tutti i tipi di cibi e locali per farvi conoscere locali, qualcosa sul viaggiare, ma vi abbiamo portato anche i cibi giganti. E uno di questi, se non il primo se non sbaglio, sì, forse è stato il primo, abbiamo mangiato una rama di Napoli al pistacchio che era gigante. Ecco, sono proprio, ce l'abbiamo già, sono queste. Ma abbiamo dimenticato di dirvi che non sarà questa rama di Napoli, ma questa. Però che figa, no. È immensa quella rama di Napoli. Guardate questa, la differenza tra questa rama di Napoli e questa. Avvicino piano. Guardate. Che bella però. Ora stiamo andando proprio allo spacco. Guardate ragazzi, qualcosa di pazzesco. No raga. No raga, è la fine del mondo. Bravo. No, quanto è grossa. Questa è una... Ma tu te la ricordi il gusto di quella Nutella al pistacchio? Cioè? Io a rivedere questi video di mangiare... Guarda! Cioè, a me proprio viene voglia di andare a riprendere tutte queste cose, ragazzi, che abbiamo mangiato. Questa rama è di 900 grammi, quindi quasi... 900 grammi? Che divideremo un chilo. Era un chilo. Viene chiamata la sacra rama di Okuto. Andiamo ragazzi con il ripieno della rama di Napoli. Quella era Nutella di pistacchio.
Quindi voi immaginate quel biscotto e poi la Nutella di pistacchio. Poi il bello che Katie ha sempre partecipato a quasi tutti i nostri video, quindi ci ha sempre aiutato. È stata sempre presente, cosa che si deve dire. Soprattutto non l'avrei mangiata metà solo io. Bello, bello. Allora, diciamo che noi siamo proprio innamorati dei nostri video, forse perché sono anche un po' i nostri, giusto? Fatti da noi, comunque ci abbiamo messo tanto impegno. E noi ci dedichiamo talmente tanto, ci mettiamo talmente tanta passione e tutto, che non possiamo non amarli. Ad esempio anche il fatto di ogni nostro video riguardante il cibo mettere al primo posto il cibo piuttosto che noi, cioè facciamo un po' e un po'. Anche perché per noi il cibo è una parte fondamentale dei nostri contenuti. Come sempre speriamo che questo video vi sia piaciuto e fateci sapere anche quali altri tipi di video vorreste vedere, perché sappiate che per noi siete una parte fondamentale, davvero importante per il nostro canale. Quindi se voi ogni tanto ci scrivete sotto nei commenti una determinata cosa da poter fare, se ne abbiamo la possibilità sicuramente ci metteremo i mezzi per poterla registrare. Ricordatevi di iscrivervi al nostro canale qui sotto con il tastino rosso iscriviti. Mi raccomando ragazzi, supportateci e lasciate pure un bel like se questo contenuto vi è piaciuto. E quindi non ci resta che salutarci e noi, mi raccomando ragazzi, ci rivediamo qui sempre con un nuovissimo video. A presto raga, ciao!